Guardate i pezzi. Oddio, 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 mi stanno scassando la macchina. No, non voglio, ci ho messo 3 ore per farla. Salve a tutti ragazzi, sono sempre Redbox e bentornati nel mio canale. Oggi siamo qui nello spazio. E infatti ho deciso anch'io di registrare qualcosa su Astroneer. Dato che ieri ho registrato un episodio con Lion per il suo canale, ho detto perché non cominciare anche noi a vedere un pochino se vi piace questo gioco. In caso vi piaccia, fatemelo capire con tantissimi mi piace, mi raccomando, riempite il video di mi piace e io mi renderò conto che anche a voi piace e quindi potrò continuarlo senza problemi. Io avevo già una base su questo gioco, ma non mi piaceva molto il mondo e allora ho deciso di farne un'altra e ho cominciato questa base in questi giorni. Oh, mi ha buttato a terra l'organico. Direi che va bene così, ce lo mettiamo nel generatore e facciamo una ricerca perché ho trovato questa cosa scavando e voglio capire che cosa mi sbloccherà. Mi ha sbloccato i filtri, che non so bene a cosa servano, però interessante come cosa, ci sta, va bene. E invece io adesso vorrei fare in questo episodio la macchina per andare in giro in questo pianeta. Per fare la macchina serve un edificio che è... dovrei farlo qua. Mi serve della resina che purtroppo non riesco più a trovare. Il mio obiettivo è andarmene da questo pianeta e visitare tutti i pianeti che ci sono qua intorno, perché sono qui da secoli e non ce la faccio più a vivere in un pianeta del genere. Anche se effettivamente questo pianeta è leggermente più bello degli altri pianeti a cui ho mai visitato. Là c'è dell'ossigeno, questa è l'idrazina che serve per fare il combustibile per l'astronave, quindi ce la teniamo buona. Ci mettiamo un tether proprio lì perché ci servirà poi in futuro. Andiamo a visitare anche questa zona qua, un po' più desertica, perché ho visto che c'è questa cosa qua e quindi adesso voglio scavare intorno e capire che cos'è, perché sembra il resto di un'astronave schiantata, un'astronave misteriosa. Allora, vedete che i tether mi garantiscono anche energia praticamente infinita, perché ho la mia base che è là con l'energia e me la forniscono fino qui. Spero di trovare qualcosa di utile in questa astronave. Non vorrei fare tutto questo per niente. L'energia però sta finendo perché è notte, io ho i pannelli solari per il momento e basta. Ho anche una batteria ma non ha così tanta energia. Salve, salve spighe, salve. Se avete dei suggerimenti su come procedere in questo gioco, scrivetemi nei commenti, io li leggo sempre tutti e cercherò di rispondere alla maggior parte di essi, come faccio sempre, perché io credo sia importante avere un buon rapporto con i propri iscritti. Sempre che si possa entrare, ma non ho energia, dannazione, ho solo dei pannelli solari. Mi serve una batteria, che io nella base ce l'ho anche una batteria. Quindi andiamo un attimo nella base, là c'è l'idrazina per l'astronave. Ok, sta usando tutto il materiale. È mezza buggata, non capisco perché. Perfetto, lo appoggiamo qua, così quando avremo gli altri pezzi potremo costruire. Solo che adesso io non ho più nulla, la batteria la posso prendere anche dietro e magari la ricarica. Si ricarica se la tengo dietro? No. Ah, tra l'altro, è vero, mi serve l'organico, ok. Ora posso prendere caricare il generatore. Ma è anche giorno ora, cosa me ne faccio adesso? La batteria si sta caricando. Qua c'è un generatore, qui c'è un generatore. Però adesso non serve che io lo carichi. C'è già il pannello solare che ci pensa, quindi lasciamo, appoggiamo tutta sta roba. Perché c'è un'astronave così grossa qua? Ovviamente non mi fa scavare l'astronave in sé. Vediamo se risolviamo il mistero dell'astronave. Attenzione, attenzione ragazzi, attenzione. Ok, per il momento ci fornisce energia. Ai ai, il sole negli occhi, il riflesso del sole negli occhi. Sì, ma è immensa questa cosa, non riuscirò mai a scavarla del tutto. C'è del litio, perfetto. E c'è anche un posto. Wow, aspetta che lo riporto alla base. Cavolo, mi sono fatto... ho sprecato del composto per niente, perché c'era qua la roba. Dannazione! Se l'avessi vista prima, ma sono stato scemo. Allora, appoggiamo questa cosa nella nostra base. Scendiamo qua sotto. Scaviamo e scoviamo il mistero dell'astronave sepolta. Il mistero dell'astronave sepolta. Quali segreti ci saranno qua dentro? Oddio mio. Guardate che figata. Ora però non riesco più ad uscire. Fammi una spianata per uscire, ok? Allora, dicevamo che c'è una cosa da prendere. Ho già preso tutto. Aspetta. C'è dell'altra roba. Quanto materiale! Rame mio. Alluminio assolutamente mio.
E vabbè, il composto che è comune, però è sempre mio. Però forse si può riutilizzare questa astronave. Per favore, mi scrivete nei commenti se si può riutilizzare questa astronave per andarsene via. Perché io sì, con Lion l'ho fatta l'astronave, avrete visto quando sarà caricato sto video. Però io non sapevo che potessi fare una roba del genere, così grossa. Mamma mia, il mistero dell'astronave. Attenzione, torniamo indietro che sono super hypato. Tutto questo per della maledetta resina che ancora non abbiamo trovato. Là c'è la luna che sta scendendo. Ci sono anche gli altri pianeti abbastanza vicini al nostro, perfetto. Allora io direi di scavare. Dov'è che avevo cominciato a scavare? Qua. Per andare a prendere la nostra resina, che in superficie io non l'ho trovata. Allora ci scaviamo e l'andiamo a cercare così. Andiamo a cercare la nostra bellissima resina. Magari troviamo una caverna continuando a scavare, che è il mio obiettivo. Ho trovato la resina! Perfetto! Ho trovato la resina, ottimo. Allora, scaviamocela tutta questa resina, che a noi serve un bel po'. Sperando ce ne sia di più di così. Apriamo bene. Oh, c'è l'altra resina, perfetto. Ce l'ho lo spazio io nello zaino per la resina? C'ho uno spazio per la resina, perfetto. A me ne serve una al momento, quindi va bene così. Ok, riempiamoci bene di resina. Siamo e andiamo a costruire la nuova base per fare il veicolo. Ok, allora qua adesso dobbiamo fare il spazio veicolo, perfetto. Ci serve l'alluminio. Perfetto, io direi che adesso vado a cercare l'alluminio e ci ritroviamo quando ho tutto il necessario. Ok, perfetto. Sono andato qua dietro che c'è il coso del composto, come potete vedere. L'ho svuotato, mi sono preso 4 composti e ho fatto prima con l'altro materiale, ho fatto il braccio che costruisce il rover e guardate qua la navetta. Avrei anche i soldi per fare avrei anche il composto per fare la navetta, ma prima mi voglio fare un bel rover perché voglio esplorare prima questo pianeta prima di lasciarlo. E ci vado a mettere, vedete che là c'ho il posto, adesso lo vado a prendere, lo metto sull'astronave, cioè lo metto sul rover. E così ho anche il posto per la guida. Ok, magari mettilo nell'altro senso. Perché lo metti così? Mettilo nell'altro senso. Ah, ok, si è girato da solo. Ah, perfetto. Allora, vedete che io già posso entrare e posso girare perché è collegato. Ma se io mi scollego da lì, già non posso più girare. Per il momento posso solamente andare finché sono collegato. Vedete? Si sta caricando e quindi devo fare qualcosa che mi dia energia. E per darmi energia o ci metto la batteria, che è qua, che dà un po' di energia, oppure ci metto quel pannello che avevo visto prima, quel pannello eolico, che... Oddio, sta arrivando una tempesta però! Via, via, via! Devo andare a nascondermi se non muoio! Se non vi mettete dentro a queste cose, quando arrivano queste tempeste giganti, morite. E io non voglio morire, non ancora, devo esplorare prima tutto il mio pianeta. Dannazione, guardate, guardate come si muovono i tether. Si muove tutto. E se avessi dei materiali scollegati volerebbero via, a parte quella resina buggata lì. Spero che non voli via il mio altro sedile che è appoggiato lì, perché non vorrei mai, magari arriva qualche amico e devo farlo andare sulla mia macchina, ma no... Guardate i pezzi! Oddio, 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 mi stanno scassando la macchina! No, non voglio! Ci ho messo 3 ore per farla! Guardate tutti i pezzi! Allora, io mi è capitato in una tempesta nell'altro mondo, che io andavo in giro, ho detto sì, vabbè, tanto è solo sabbia, cosa vuoi che sia? Mi sono arrivati sti cubi in testa e mi hanno ucciso 3 volte perché continuavo ad andare a recuperare i materiali. Ok, sembra che si sia calmata un attimo. Sembra tutto calmo, usciamo. No, ancora non è finita. Però ci ha superato, vedete che è andata verso di là. Ok, perfetto. Wow, 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 wow. Abbiamo la nostra batteria qua pronta per l'utilizzo. Quanto ci metti a stamparla? Ok. Vedete che la batteria per il momento è scarica. Però noi la possiamo andare a caricare, giusto? Dimmi che si può caricare in qualche modo. È una batteria scarica, cosa me ne faccio? Allora, ascoltate, io stacco questa. L'appoggio qua e ci metto la batteria. Vedete che adesso si sta caricando la batteria perché è collegata, perfetto. Allora, questa è una batteria piccolina di scorta, ce la portiamo dietro perché adesso voglio andare a fare un viaggettino con la mia macchinina, che è proprio brutta tra l'altro. Voglio vedere come si guida perché io l'ho fatta una volta sola la macchina
ma non riuscivo a guidarla bene, sperando che ora si guidi. Guardate come si carica bene la batteria. Il problema è che mi servirebbe dello spazio in più per mettere lo stoccaggio, perché con lo stoccaggio io poi posso prendere i materiali e metterli. Quindi vabbè, proviamo la macchina e poi direi che per il primo episodio è tutto. Vediamo un po'. Innanzitutto staccati, perfetto. Ora vedete che sto consumando la batteria e vado in giro. È abbastanza veloce. Andiamo sulla montagna a vedere un po' questo mondo. Non ci sono ancora arrivato qua, come vedete. Oddio, c'è un... cos'è questa cosa? Wow, 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 che figata. Che figata. Cos'è questo? Wow. Qua c'è dell'ossigeno. Si può scalare sta montagna con questa roba? Fa fatica, fa fatica, fa fatica. Monta su. No, non ce la facciamo. Mi sa che dovremo passare sotto o passare attraverso. Però la batteria non mi soddisfa molto, perché si sta già scaricando, è già a metà quasi. Non è una batteria fantastica come credevo. E in più occupa tutto lo spazio e non posso metterci lo stoccaggio. Quindi probabilmente dovrò fare qualcos'altro. Cosa c'è qui? Oh mio Dio, qua c'è una caverna. Andiamo a visitarla. Dai, andiamo a visitare la caverna. Allora, mettiamo un tether che si collega alla macchina, vedete? Così posso usare l'energia restante. Qua c'è un coso di energia, perfetto. Se io faccio il pieno di energia, è un buon segno. Ottimo. C'ho dell'energia in più in caso mi servisse. Mettiamo un po' di tether e andiamo a vedere cosa c'è qua sotto. E poi direi di concludere davvero l'episodio qui, perché sennò diventa lunghissimo. Anzi, sapete cosa vi dico? Se volete un episodio in cui esploreremo questa caverna con tutti i suoi misteri e tutti i suoi anfratti, lasciate almeno 522 mi piace, .12, .13. E nel prossimo episodio, appunto, se ci sarà, vi farò vedere cosa c'è là dentro. Adesso ci prendiamo la nostra macchina, ce ne andiamo, lasciamo un tether giusto per ricordarci dov'è la caverna. Ce ne andiamo, i tether si spegneranno appena... No, rimangono accesi, perfetto. Torniamo verso casa, che non mi fa vedere dove... La resina ho trovato, aspetta che ci posiziono un paio di tether perché poi mi servirà. Ok, casa è dall'altra parte. Speriamo di arrivarci e di non rimanere a piedi, perché se si scarica la batteria comunque c'ho l'energia della macchina in sé. Andiamo verso casa e poi direi che per questo video è tutto. Se vi è piaciuto lasciate tantissimi mi piace. Se non siete ancora iscritti iscrivetevi e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!